bella rega, per il video di oggi vi ho fatto una premessa. Infatti già qualche settimana fa volevo parlare di Song for the Willows dei One Step Closer, ma non vi avevo ancora parlato del primo album, This Place You Know. Quindi in caso tu non l'abbia visto ti rimando al video precedente, trovo il link qui sotto, però magari non te ne frega un cazzo da partire direttamente dall'EP successivo, allora ti guardi direttamente questo. Però è caldamente consigliato, per dare un contesto, vederti l'altro video. Anche perché già dopo il primissimo disco le cose in casa One Step Closer stanno cominciando a cambiare. Ma come al solito prima guardiamo l'edizione, poi parlo un po' del contenuto del disco. Sarà un video abbastanza breve, anche perché questo EP è composto da solamente 3 canzoni, ma che fanno prendere alla band della Pennsylvania una nuova direzione. Già. Comunque questo è l'EP, Squadra che vince non si cambia, infatti anche questo esce per Run for Covers Records, la stessa etichetta dell'album. Nonostante siano solamente 3 canzoni, esce su 12 pollici. Vedo che questa è un po' la tendenza ultimamente, il prodotto 12 pollici piace molto di più del 7, credo, al mercato. Poi si può stampare solo sul lato e fare delle figate sull'altra, come adesso vedrete. Come in questo caso in cui un lato è stampato e nell'altro c'è il richiamo alla copertina. Ecco qua, che torna sul disco. Voi cosa ne pensate di questi vinili stampati? Fatemi sapere, perché cominciano a vedersi molto molto spesso e ancora io stesso devo farmi un'idea. Il colore di base è il Cloudy Clear, quindi trasparente e nuvoloso, del quale ne sono state fatte 1100 copie. Come al solito la mia, e capita spesso, è la meno rara. In totale ne sono state stampate 2050 in 6 edizioni differenti, ma c'è da dire che 50 di queste sono divise in 2 edizioni. Sono acquistabili solamente all'Outbreak Festival di Manchester con una cover alternativa. Cover alternativa, sapete che in genere non sono molto favorevole, di questo disco mi piacerebbe avere quell'edizione. Ma desisto, in quanto appunto ce ne sono solo 50 in giro e il prezzo è veramente alto, quindi lascio stare. Oltre al disco abbiamo l'inserto con da una parte il solito collage di foto, tutte foto molto belle, alcune delle quali sembrano analogiche, comunque si vede che c'è un progetto fotografico, belle foto, e sull'altro lato abbiamo sempre lo stesso sfondo, ma con i testi e gli immancabili credits. Allora, ragazzi, sapete che del futuro non c'è certezza, ma questo EP sembra già in qualche modo portare una svolta all'interno della band. In questi anni vediamo che le carriere sono molto più compresse e quindi già dopo il primo album la band sembra aver preso un'altra direzione. Cioè, non è che cambia sostanzialmente il suono dei One Step Closer, ma dall'hardcore che sentiamo nel primo disco, qui si inizia a percorrere una strada che va verso il post-hardcore e l'emo. In soli 3 pezzi cominciano questo processo e il sound diventa via via più melodico. Questo è palese già dalla distorsione delle chitarre del primo pezzo, Dark Blue, per poi arrivare alla seconda traccia, Tart to Me, assolutamente il pezzo più melodico che sia mai stato proposto dalla band. Sapete che non mi piace abusare di paragoni, però il paragone che si fa spesso con i One Step Closer è quello dei Title Fight, e proprio come loro sembra che a questo punto stiano per affrontare sonorità un po' più complesse. La cosa bella è che sì, il sound si ammorbidisce, ma la botta rimane sempre la stessa. Anni fa, quando una band un po' si ammorbidiva, si urlava allo scandalo. Ma vedo che questo EP è stato accolto in maniera molto entusiasta dai fan. E io stesso ho apprezzato tantissimo questo lavoro e infatti sono qua a parlartene oggi. Sono 3 pezzi, si fa presto ad ascoltare, però ti rimane lì. E la sensazione è che ne hai voglia di più. E quindi qui arriva la curiosità di quello che può essere il sound futuro per quel che riguarda One Step Closer. Probabilmente ripartiranno da qua. Mi stupirebbe se facessero un disco con le sonorità più hardcore che ci avevano fatto sentire. Quindi è una band in mutazione, in cambiamento. Sicuramente non è una mossa commerciale, perché già le cose alla band gli stavano andando benissimo col sound precedente, ma è un progetto di crescita che probabilmente stanno affrontando insieme. Quindi sono molto molto curioso di sentire cosa ci proporranno in futuro. Adesso da queste parole sembra che la band abbia rivoluzionato completamente il loro suono. Ha intrapreso un percorso, ma questo è innegabile.
Voi invece che cosa ne pensate di questo EP? Piace questa direzione? O preferivate i vecchi One Step Closer palla lunga pedalare? Fatemi sapere qua nei commenti, che sono molto molto curioso. E il video di oggi si chiude qua. Un EP di 3 pezzi, non è che posso starci più di tanto a parlarne, però ci tenevo parecchio a parlarvi di questo disco, e tra l'altro l'edizione mi piace anche tanto. Quindi ragazzi, anche per oggi è tutto, e noi come al solito ci becchiamo prestissimo, e voi mi raccomando, ascoltatevi i One Step Closer, dai! Yeah.